Notizie dalla penombra. Va bene, è appena finita la tornata elettorale e per chi si occupa di sanità, di problemi sanitari, la domanda è: che cosa si trova davanti il governo? Quali sono i primi problemi da affrontare? Beh, come primi problemi ci sono i contratti di lavoro con i medici, che sono al palo da anni, soprattutto per la dirigenza medica ospedaliera. Ma anche ci sono le scadenze di contratto con i medici di famiglia. Ma poniamo che questi contratti siano soltanto un ponte, contratti ponte, nei quali il governo dice un attimo, lasciateci tempo per decidere che cosa fare. C'è il grossissimo problema di un debito sanitario di alcune regioni che non ha nessuna intenzione di arrestarsi o meno, anzi è in continua crescita. Si può dire che ogni giorno ci sono alcune regioni che riescono a contenere le spese e ci sono altre regioni che continuano a sforare esattamente come facevano 1, 2, 5, 10 anni fa. Uno dei primi provvedimenti che vengono presi a livello di ragioneria è quello di bloccare il turnover delle assunzioni. Ma questo purtroppo è un fatto che avviene in maniera spesso indiscriminata. È, diciamo così, il sistema più stupido, più semplice da attuare. Ok, chi va in pensione non viene rimpiazzato, punto. Ma questo non ha alcunché di razionale quando si tratta di servizi sanitari. Non si può pensare di lasciare andare in pensione un anestesista e di non rimpiazzarlo. Il blocco del turnover chiaramente nell'ambito sanitario quindi si estende a tutto. Sarebbe il caso prima di pensare di razionalizzare in maniera più idonea la parte burocratica. Ci sono alcune situazioni in cui sappiamo benissimo che le assunzioni sono state fatte in maniera indiscriminata, ma dove osserviamo ospedali con magari 1000-1200 utenti e con magari qualche centinaio di persone che si occupano di problemi amministrativi, c'è da domandarsi cosa fare. Forse prima di arrivare a una razionalizzazione senza testa, come quella del blocco del turnover, bisognerebbe avere il coraggio di mandare a casa il personale in esubero che non serve. Può sembrare una cattiveria, è sicuramente una decisione impopolare, però è molto meno rischioso che non sostituire un medico, un infermiere o un tecnico di laboratorio che sono invece assolutamente necessari. Io ho molta paura di come vengono fatte certe scelte. Molto meglio forse avere il coraggio di mandare a casa chi non serve veramente e di tenere invece chi serve. L'altro aspetto è assolutamente è rilevante perché per ridurre il personale amministrativo bisogna cambiare le normative, i sistemi di controllo, la gestione. Tutto questo, cioè no, noi non possiamo dire l'amministrativo esiste come se fosse un peso sullo stomaco, come qualcosa che non serve. Se è lì è perché un sistema ha fatto sì che quell'amministrativo dovesse occupare quel posto e dovesse svolgere determinate funzioni. Dobbiamo evidentemente cominciare a pensare quali siano le funzioni inutili da eliminare e tenere solo quelle essenziali, cercando di far sì che chi opera operi con meno legacci burocratici il più liberamente possibile e le stesse opere di controllo non devono essere più costose di quanto poi può portare a una razionalizzazione della spesa, se no veramente ci inseguiamo, ci giriamo intorno, ci mordiamo da soli la coda. Però, ripeto, molto pericolosa la scelta di bloccare il turnover in campo sanitario che si vuole applicare ad alcune regioni, secondo me è una cosa da evitare. La razionalizzazione va fatta con la testa e non soltanto con una verifica del portafoglio a fine anno.